a tutti, bentornati sul mio canale. In caso non mi conosciate, io sono Francesca e anche questo sarà un video a tema casa, possiamo dire. Siccome devo andare a organizzare i miei pasti della settimana, il mio menu settimanale e quindi fare la spesa dopo pranzo, ho pensato di farlo insieme a voi. Quindi spiegarvi quali sono i passi che io compio, quali sono le azioni che io compio per appunto andare a realizzare un vero e proprio piano, un menù settimanale, in modo da evitare sprechi sia alimentari o di buttare cose o di buttare cibo e soprattutto anche evitare sprechi economici. Cercare di comprare soltanto quello che consumo, ma soprattutto permettermi di mangiare anche in modo molto piacevole, sano, con cucine non eccessivamente elaborate, visto che non sono una cuoca così eccezionale, ma appunto farmi godere insomma il pasto. In generale io pianifico un menù diciamo settimanale o al massimo infrasettimanale, cioè significa che io vado a fare la spesa una volta a settimana, faccio una spesa abbastanza sostanziosa, abbastanza grande, diciamo che in termini di prezzo mi aggiro sui 50-60 euro, così che all'interno di un mese spendo all'incirca 200 euro di cibo, di spesa, in cui potrei includerci anche prodotti per la casa, quindi prodotti per l'igiene, eccetera, e credo che non sia una cifra eccessivamente esagerata. Tutt'al più, se sono di fretta e quindi non riesco a realizzare un piano completamente settimanale, quindi dal mercoledì al mercoledì, dal lunedì al lunedì, cerco di farlo almeno infrasettimanale, quindi andrò a fare la spesa due volte. Cerco di evitare ciò perché così perdo meno tempo, facendo la spesa una sola volta perdo quell'oretta e mezzo al supermercato una volta a settimana e non ci devo più pensare, ho già gli ingredienti pronti in frigorifero da utilizzare. Quindi la primissima cosa che vado a fare, ho qui il mio computer in cui ho tutte le ricette, liste eccetera, però la prima cosa che vado a fare è andare a vedere cosa effettivamente mi è rimasto in frigo e in congelatore, questo perché comunque potrebbero esserci degli ingredienti che sono ancora buoni da utilizzare ma che hanno bisogno di un ingrediente complementare che mi manca e quindi potrei andare a realizzare un pasto con appunto un ingrediente che già ho e uno che andrò a comprare. Quindi vado a vedere cosa ho in frigo e anche nel congelatore, perché appunto a non riempire il congelatore di cose che mangerò sì quando avrò voglia, quando sarà, ma cerco di tenere abbastanza vuoto anche quello, perché mi sembra inutile tenerlo pieno e non sfruttarlo. Man mano che verifico cosa mi è rimasto in frigo, cosa anche in dispensa e cosa mi è rimasto anche nel congelatore, vado a scrivermi appunto tutto quello che ho in una lista. Io preferisco muovermi al computer perché il computer per me è il mio braccio destro, cioè l'allungamento del mio braccio, faccio tutto con il computer, quindi semplicemente in una pagina di Word, di Pages, insomma dove volete, mi scrivo tutti gli ingredienti che già ho. Ora che ho creato la mia lista di cose, di ingredienti che già ho, vado a cercare delle ricette, in modo tale che se per esempio ho dei broccoli che devono essere mangiati, vado a cercare magari delle ricette con i broccoli e per esempio mi invita un risotto broccoli e salsiccia, però mi manca la salsiccia quindi vado a comprarla. Questo è il senso, per fare un esempio. Quindi in base agli ingredienti che ho vado a cercare delle ricette apposite in cui proprio scrivo ricetta con quell'ingrediente. Questo perché se andassi a cercare delle ricette generali, cosa che comunque farò dopo per realizzare l'intero piano settimanale, potrebbero servirmi degli ingredienti che attualmente non ho e quindi quello che ho in casa mi andrebbe a male. Completato questo passaggio, vado a cercare quindi, come dicevo prima, ulteriori ricette per completare l'intero piano settimanale. Ho letto nel libro Il goloso mangiar sano che è utile realizzarsi una lista di piatti che frequentemente mangiamo, piatti che appunto sappiamo cucinare bene, che ci piacciono, che all'interno di un anno, di un mese, vediamo che mangiamo spesso, può essere una minestrina, una pasta al pomodoro, categorizzate nel modo che preferite, potrebbero essere primi, secondi, contorni, eccetera, oppure pranzo e cena,
come preferite, e in questo modo per ogni piano settimanale che andremo a crearci di settimana in settimana andiamo a recapitare alcune ricette proprio da questa lista, chiaramente quelle che pensiamo ci andranno quella settimana, e in base a quelle ricette, quei pasti che individuiamo, vado a scrivere gli ingredienti che mi occorrono nella lista della spesa. Inoltre lo stesso libro consiglia di inserire nel piano settimanale non troppe ricette nuove, questo perché potrebbero non venirci oppure potrebbero essere un po' complicate, insomma andrebbero a complicarci la settimana, un po' la vita, dobbiamo dedicarci un po' di più ai fornelli. Quindi se avete piacere di provare nuove ricette, secondo me è utile inserirne due, massimo tre all'interno di una settimana. A me piace sperimentare, però appunto non voglio dedicare troppo tempo alla cucina perché le mie priorità sono altre, quindi inserisco soltanto qualche ricettina o molto facile, che quindi consiste soltanto nella composizione del piatto e non necessita di troppe cotture, oppure appunto tre ricettine nuove. Per cercare nuove ricette potete davvero sbizzarrirvi. Io man mano che giro su Pinterest mi salvo le ricette che più preferisco, le salvo in apposite cartelle e poi quindi vado a vedere direttamente in queste cartelle le ricette che più mi sono piaciute, quelle che vorrei provare questa settimana. Altrimenti man mano che mi capita sotto mano una rivista di cucina o tramite internet, anche in quel caso salvo quello che più mi interessa. Per risparmiare ulteriormente, secondo me è anche importante andare a vedere le offerte nei volantini. Spesso i volantini vengono completamente buttati senza nemmeno essere visti, invece per me sono molto utili. Personalmente io non ricevo, e non so il motivo, volantini a casa, giornali di offerte dei supermercati, ma mi sono scaricata un'applicazione che contiene tutti i volantini di qualsiasi negozio possibile e immaginario, quindi in base ai negozi della mia zona io vado a vedere i volantini settimanali, appunto di quei supermercati, e in base alle offerte vado a individuare delle ricette per appunto utilizzare quel prodotto. Quindi se in una settimana nel volantino c'è la pasta sfoglia in offerta, per esempio, vado a cercarmi la ricetta appunto con la pasta sfoglia, una torta salata, un dolce, quello che preferite. Così ottengo un nuovo pasto, ma ad un prezzo anche migliore. È importante però, secondo me, tenere conto che il menù settimanale potrebbe variare. Il menù che realizzo, infatti, non è un menù estremamente rigido che rispetto alla lettera ogni giorno, ogni pranzo e ogni cena, ma è un piano semplicemente che mi permette di individuare sia dei pranzi che di una cena, così da andare avanti almeno per una settimana. Stessa cosa potrebbe essere fatta, infatti, semplicemente scrivendosi 7 pranzi e 7 cene. Non considero le colazioni perché mangio più o meno sempre le stesse cose, non si varia così come un pranzo e una cena, quindi per me la colazione è esclusa, considero soltanto il pranzo e la cena, ma appunto tengo in considerazione che potrebbero esserci degli avanzi, oppure potrebbero invitarmi a cena o a pranzo da qualche parente, dai miei genitori, eccetera. In quel caso quindi il mio pasto slitterebbe a un altro giorno. Tenendo in considerazione questo, quando vado a fare la spesa e compro dei prodotti freschi, cerco di utilizzarli subito, quindi realizzo delle ricette per i giorni successivi alla spesa, così che non mi vadano male. Non amo congelare, quindi è un'opzione che preferisco non fare, però chiaramente qualora vedo che non potrò mangiare un certo prodotto, preferisco congelarlo piuttosto che buttarlo. Ultima cosa che tengo in considerazione quando vado a creare il mio menu settimanale sono gli elettrodomestici che utilizzo per la preparazione di certi pasti. Quindi se per una cena so che dovrò cucinare il pollo al limone al forno e che quindi dovrò accendere il forno che comunque consuma, cercherò di cuocere anche un contorno al forno, in modo che le verdure, piuttosto che farle al fornello e quindi sprecare anche gas eccetera, posso semplicemente metterle in forno e cuocere nello stesso arco di tempo. Il forno è un bellissimo alleato, però consuma parecchio, o meglio, dipende anche da che forno avete. Diciamo che consuma abbastanza perché si deve scaldare, mantenere la cottura, eccetera, però è comunque un elettrodomestico molto utile perché consente di buttare tutto dentro e fare le cose nostre senza preoccupazioni, a parte controllare ogni tanto. E un consiglio che voglio darvi riguardo il forno in particolare è quello di informarvi riguardo le vostre bollette, riguardo al fatto se l'operatore con cui avete appunto stipulato il contratto per la corrente
applichi le tariffe in base alle fasce orarie. All'interno di una giornata esistono quindi delle fasce orarie che vi permettono di risparmiare. In particolare dalle 19, se non sbaglio, inizia la fascia 2, che è quella che vi fa un po' risparmiare rispetto alla fascia 1, che è invece durante le ore principali del giorno. La fascia 3 è quella più conveniente ed è a partire dalle 11 di sera, credo, fino alle 6 o 7 di mattina, comunque durante la notte, e questo infatti è utile per fare per esempio lavatrici, se non sono troppo chiassose, lavastoviglie, eccetera. Comunque per il forno quello che voglio dirvi è che qualora appunto dobbiate rispettare le fasce orarie, conviene utilizzarlo per la preparazione di pasti per la cena. Oppure la domenica e nei giorni festivi durante tutto il giorno. Infatti io la domenica so che ogni domenica più o meno faccio un dolcetto, sia perché mi piace cucinare dolci, la pasticceria mi interessa molto, sia perché posso farlo non necessariamente la sera ma anche durante la giornata. Benissimo, quindi questo riguardava la pianificazione, quello che faccio prima di andare a fare la spesa: mi metto al tavolo con il mio computer e verificando cosa ho in casa per realizzare appunto una sorta di piano. In base a quella chiaramente vado a scrivermi la lista della spesa. Per la lista della spesa io mi trovo molto utile con un'applicazione, in modo tale che quando mi viene in mente qualcosa la vado direttamente a scrivere sul cellulare e quindi non utilizzo un foglietto di carta che magari andrebbe perduto, e posso anche condividerla con altri soggetti. Quindi qualora so che il mio ragazzo magari passa a fare la spesa, gli metto nell'applicazione qualcosa che deve comprare. Il secondo passaggio è chiaramente quello di andare a fare la spesa. Quando devo fare spese di questo genere, quindi piuttosto grande, vado al supermercato più conveniente, quindi solitamente devo necessariamente prendere la macchina, anche perché comunque devo prendere abbastanza cose, e vado nella mia città, c'è il Conad, vado in quel negozio. Se ho tempo e voglia, vado prima in un negozio ancora più economico, cioè vado prima in un negozietto in cui so che magari non è abbastanza fornito, come potrebbe essere il mio negozio preferito, che in questo caso appunto è il Conad, ma mi consente di comprare alcune cose ad un prezzo migliore. Per farvi un esempio, i legumi potrebbero costare di meno al Lidl piuttosto che al Conad, quindi vado prima al Lidl, mi compro i legumi, il pane, tutti i tipici di quel negozio, e poi quello che non ho acquistato della lista che mi ero scritta lo vado ad acquistare nel negozio in cui sono sicura di trovarlo. È un discorso un po' arzigogolato, però è semplicissimo, spero che mi abbiate capito. L'applicazione la utilizzo anche per scrivere certi prodotti che ho sempre in casa, come può essere il latte o appunto i legumi, ma che sto per finire, o anche il detersivo per i piatti, insomma, cose di questo genere, che sto per finire e quindi so che devo comprare, quindi la metto nella lista. In modo che se ne ho abbastanza vado a fare comunque un giro al supermercato per vedere se trovo quello specifico prodotto, che può essere lo Chantecler, in offerta. Così se è in offerta lo acquisto perché so che mi servirà, ma lo acquisto a un prezzo inferiore. Se non mi serve e ne ho ancora un po' a casa, preferisco acquistarlo in una volta successiva. Quindi di fatto io un giro al supermercato per vedere le offerte lo faccio sempre e non vado direttamente all'acquisto di ciò che mi serve, cercando di non farmi influenzare troppo dalle offerte, perché poi si cade in un circolo vizioso in cui appunto si compra di tutto e poi si compra più roba di quello che è necessario. Quindi bisogna fare delle valutazioni vere e concrete nel momento dell'acquisto o no di un prodotto in offerta. Questo perché comunque le offerte ci sono sempre. Un prodotto in offerta ci sarà in offerta magari tra 3 settimane, quindi è sicuramente una questione di marketing nel volerti far comprare un certo prodotto in offerta, ma dovete essere abbastanza furbi da non cascare in questo tranello e comprare soltanto quello che vi serve. Per esempio, io casco moltissimo in questo nel reparto colazione, quindi reparto cereali, reparto biscotti, marmellate, eccetera, perché per la colazione è il mio pasto preferito. Quindi se trovo dei cereali che mi piacciono e che in quel particolare momento ne ho voglia, la compro sicuramente, nonostante a casa magari ho la dispensa piena di cose per la colazione. Quindi in quel caso questi reparti li evito,
non ci passo nemmeno se so che a casa ho abbastanza roba, e ci passo invece quando ho terminato quello che mi serve. Una volta tornata a casa dalla spesa, ho le mie bustone di prodotti e li vado appunto a organizzare bene bene in frigorifero. Chiaramente vi consiglio di tenere tutto separato, quindi avere all'interno del frigorifero proprio dei reparti come se fosse al supermercato. Nel mio frigorifero preferisco mettere cose a lunga scadenza nel ripiano in alto, quello più in alto difficilmente raggiungibile per me. Nel secondo ripiano tutti i latticini, quindi divido anche in questo senso salumi, latticini eccetera, e nel secondo ripiano metto i latticini, e nel terzo ripiano, che è quello che quando apro è il primo che vedo, ce l'ho proprio davanti agli occhi, metto avanzi e prodotti a scadenza breve che stanno per scadere, in modo che quando apro il frigo io ho il prodotto subito davanti e non me lo vado a scordare perché magari sta troppo in alto e non lo vedo. Sull'anta metto invece barattolini, maionese, ketchup, cose di questo tipo, marmellata, per lo più barattolini e le bottiglie di bevande. E nei due cassetti inferiori metto, come al solito, come anche il frigo dice, la frutta, la verdura e sotto la carne. Questo dipende un po' anche dalla composizione del vostro frigo, dovete trovare chiaramente il sistema che più sia utile per voi. Però appunto il mio consiglio è quello di mettere dove non riuscite a raggiungerli bene, quei prodotti che magari volete mangiare poco perché sono magari delle schifezze, e quelle cose che possono che non sono a breve scadenza in punti che non vedete subito. Se avete abbastanza contenitori, io ancora non ne ho abbastanza, quindi per me diventa difficile fare questo, anche se mi piacerebbe e lo facevo quando vivevo con i miei genitori, era quello di organizzare direttamente soprattutto frutta e verdura già in modo che siano pronte all'utilizzo. Per cui le carote le pelavo e le mettevo, le tagliavo a bastoncini, le mettevo in grossi barattoloni pieni d'acqua in modo che si mantenevano anche più lunghi ed erano pronte all'utilizzo. Oppure la frutta, come per esempio può essere l'uva, levo tutti gli acini dal gambo, si dice, e li metto in appositi contenitori. La frutta la taglio, le fragole le taglio, questo chiaramente per essere più incentivati a mangiare. Un prodotto che è già tagliato e pronto all'utilizzo viene mangiato molto più rapidamente rispetto a uno in cui invece bisogna tagliarlo, prepararlo, eccetera. Soprattutto per quanto riguarda frutta, che bisognerebbe consumarne più di quanto io faccio, questo può essere un valido trucchetto. Quindi questi erano veri e propri passaggi che io compio per organizzarmi in questo senso, in questo ambito. Vi faccio vedere appunto la lista che ho realizzato, così può esservi utile. E altra cosa, vi metto giù in info box questo planner che ho realizzato io con Pages, ve lo metto in PDF e in altri formati, che potete tranquillamente scaricare e utilizzare. È molto semplice, però esteticamente anche mi piace. Lo potete stampare, io lo attaccavo nel frigo tramite un magnete. Poi ho comprato un foglio magnetico, quindi sto utilizzando quello, ma questo lo utilizzo comunque per la pianificazione del piano qui dal computer. Bene ragazzi e ragazzi, io direi di aver terminato. Spero che il video vi sia stato utile e vi abbia dato un po' di motivazione come al solito. Io vi ricordo di mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere i successivi video. Vi mando un bacione enorme e vi rimando al prossimo video. Ciao!